Negozi e supermercati allagati, cantine e fondi sommersi dall'acqua, sottopassi di via Opisso, via Ungaretti, Apeli trasformati in torrenti con auto e persone rimaste bloccate all'interno, molte quelle salvate dai sommozzatori dei vigili del fuoco. È stata una notte difficile per Genova a causa del violento e annunciato nubifragio che si è abbattuto prima sul ponente, poi sul centro e sul levante della città. Un nubifragio accompagnato da vento di tramontana che ha superato i 50 nodi. I centralini della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco sono stati intasati da centinaia di chiamate, più di 80 gli interventi dei pompieri che hanno chiesto rinforzi ai distaccamenti di Savona e Imperia, blackout elettrici in tutta l'area metropolitana con il semaforo in tilt in molti incroci strategici. Rifiuti abusivi, vecchie lavatrici, carcasse di scooter, frigoriferi abbandonati che ostruivano le bocchette di deflusso hanno causato allagamenti in alcune gallerie dell'autostrada A12 nei pressi del casello di Genova Est. La polizia stradale è intervenuta anche sul viadotto Polcevera per aiutare un'automobilista bloccata dal panico a causa del nubifragio. La situazione è più complicata forse nel ponente. In via Caldesi, all'interno della struttura di riabilitazione per pazienti post-comatosi Rinascita e Vita, l'acqua era alta quasi 2 metri e ha invaso piano terra e seminterrato. Non ci sono state evacuazioni, gli utenti erano regolarmente alloggiati ai piani superiori. È stato un caso fortuito, indubbiamente, perché se l'evento alluvionale fosse avvenuto in giornata, allora ci sarebbe stata questa possibilità, questa evenienza di dover far evacuare i pazienti. E sempre a Ponente, in via Novella, la pioggia ha causato questa frana. Un'auto, mentre veniva parcheggiata, ci è finita dentro. Il conducente se l'è cavata con qualche escoriazione. Stavo proseguendo per parcheggiare la macchina, a un certo punto, tutto di colpo, è ceduto l'asfalto sottostante e mi sono trovato praticamente giù in questo fosso qua. Tra l'altro anche si sente dire che è stato già riparato diverse volte, si è fatto presente al comune che qui sotto passa un fiume e si era già richiesto un lavoro di cementificazione sottostante, ma non è stato fatto. E un'altra frana di ampie dimensioni con un fronte di 100 metri si segnala a Terrile di Uscio. Fortunatamente dalle 10 di stamane non piove più e le previsioni sono ottimistiche, ma si contano i danni con la relativa coda di polemiche. Furibondi i commercianti del sottopasso di Via Cadorna che denunciano l'ennesima mancata attivazione delle pompe idrovore e sono costretti a svendere la merce. Molte proteste anche in centro storico, in via Orefice, in piazza Campetto. Qui questa notte cassonetti e auto galleggiavano su 1,5 metri d'acqua. Sotto accusa i tombini otturati, la precipitazione era ampiamente annunciata e forse si doveva provvedere in modo sollecito alla pulizia degli scarichi. Il capo della protezione civile Bertolaso arriva ad Amelia, colpita alla fine del 2009 dall'alluvione, per parlare della messa in sicurezza del fiume Magra. Sono in arrivo i 24 milioni stanziati in Liguria, assicura il capo della protezione civile. Sono arrivate le prime risposte nelle prime ore, perché come il Magra ha incominciato a creare problemi, la protezione civile stava lì, vicino al sindaco, vicino alle autorità locali, vicino alla comunità. Io stesso ho sorvolato la zona dopo essere stato a Pisa e essermi occupato del cerchio prima di andare a Modena. Quindi dai primi minuti abbiamo lavorato con loro, abbiamo accettato tutte le loro richieste per le ordinanze che dovevano consentire gli interventi messi in sicurezza, abbiamo erogato i primi finanziamenti, abbiamo messo in un decreto legge altri 24 miliardi di euro che Sono adesso spendibili quei soldi? devono essere erogati dal Ministero dell'Economia. Ognuno deve fare il proprio mestiere, ognuno deve occuparsi delle proprie responsabilità. Il mio compito non è quello di stampare moneta oppure di erogare i finanziamenti. Il mio compito è quello di occuparmi della protezione civile. Poi le altre amministrazioni debbono usare gli stessi tempi e rispettare gli stessi impegni che prendiamo noi. Spero che possa avvenire nei prossimi giorni, se non al massimo nelle prossime settimane. Comunque col Presidente della Regione faremo in modo che lui possa comunque attivare quegli interventi che servono, magari anticipando le somme con la garanzia che poi le somme gli verranno restituite. Sul fiume c'è bisogno a Bocca di Magra e Fiumaretta di interventi urgenti da fare subito in vista dell'inverno. Beh, c'è bisogno di idrovore, sacchi, argini mobili, insacchettatrici. C'è bisogno di un po' di attrezzatura che serva per organizzarci, per trascorrere l'inverno in maniera un po' più serena. E prima di arrivare ad Amelia, Bertolaso ha incontrato i volontari antincendio nell'ambito del gemellaggio tra Liguria e Lombardia per la campagna di prevenzione degli incendi boschivi.
perché bisogna far sentire loro quella che è la stima, l'affetto, la gratitudine di tutti quelli che lavorano nel nostro settore, nel nostro sistema. I volontari, lo dice il termine, dedicano il loro tempo libero a lavorare a favore della comunità nazionale e a proteggere l'ambiente. Quindi a maggior ragione, ancora di più rispetto a quelli che lo fanno per mestiere, bisogna essere vicini a loro e fargli sentire davvero quanto grande la gratitudine per il loro impegno. Il coordinatore nazionale di Generazione Italia, Bocchino, ha invitato tutti coloro che si riconoscono nelle posizioni di Gianfranco Fini e che hanno incarichi direttivi sul territorio, nel PDL, a dimettersi. In Liguria lo ha fatto Gianfranco Gadolla, coordinatore provinciale a Genova di un partito che per lui, come per il presidente della Camera, di fatto non esiste più. Il PDL dopo Mirabello è morto, nel senso politico, nel senso che non ha più, e lo si vede, lo spirito iniziale che era quello di creare un'altra Italia. Credo che la conservazione di alcune alte cariche dello Stato e soprattutto la difesa di Berlusconi abbia ingessato completamente la politica del partito. E secondo Gadolla, ormai da tempo anche nel PDL in Liguria le diverse posizioni politiche erano inconciliabili fra di loro. C'era una convivenza forzata e che è stata mascherata e coperta, da me compreso, perché evidentemente di fronte all'elettorato purtroppo la politica deve essere con la faccia sorridente, ma poi nelle stanze chiuse lì c'è la verità. E a un certo momento la verità diventa talmente grande e talmente forte che fa scoppiare tutto ed oggi scoppia. Poi nessuno si dispiacerà di questo mio gesto come di quello di tanti altri italiani appartenenti al Popolo della Libertà. Può darsi, vedremo il futuro e la libertà cosa ci daranno. L'ultima cosa, quella cravatta verde è una sfida alla Lega? Devo dire che la Lega è arrivata dopo il verde e il verde esisterà sempre anche dopo la Lega. Sono stati circa 3.000 i fedeli musulmani che hanno festeggiato al Porto Antico la fine del Ramadan, il periodo di digiuno e di preghiera da celebrare con scambi di cibo, dolci ma non solo, e soprattutto con baci e abbracci in un clima di grande fraternità. È stata una festa anche di colori a simboleggiare le diverse anime della variegata comunità islamica genovese. Un momento di forte suggestione con le preghiere di tante persone inginocchiate verso la Mecca. La tenda del piazzale stracolma di gente, donne e bambini rigorosamente in fondo. L'assessore comunale alla cultura, Ranieri, ha portato un breve saluto ringraziando la comunità musulmana per l'impegno nel mondo del lavoro e per l'integrazione dei suoi figli nelle scuole della città, una città che vuole tornare ad essere un ponte sul Mediterraneo. Il rapporto con i genovesi, dal suo osservatorio, in questo momento qual è? Rispetto ad altre città molto bene, nel senso che noi abbiamo questa voglia di aprirci, infatti la scelta del luogo non è casuale, potevamo fare la preghiera nei luoghi chiusi, locali del pubblico, abbiamo scelto, grazie perché ci ha concesso questo locale, il cuore di Genova per sentirci genovesi, per far sì che questa festa diventi anche una festa di Genova. E in occasione della festa per la fine del Ramadan è inevitabile parlare della nuova moschea. Prima che il progetto diventi esecutivo è necessario che l'immobile di Via Coronata, di proprietà dell'Associazione Nazionale legata a Lukoi, passi formalmente alla comunità genovese. Dobbiamo ancora avere quel capannone da questa associazione nazionale, l'UACF, per poter fare l'atto col comune. Tuttora il comune è ben intenzionato, ci dice siamo pronti, loro c'è il comune pronta. Spero che entro il mese di settembre di riuscire a risolvere la cosa con l'UACF e iniziare l'iter con il comune di Genova. 200 posti in più negli asili comunali, 63 nuovi insegnanti assunti dal 1 settembre. Per il momento nessun aumento delle rette scolastiche. Il Comune di Genova si prepara così ad affrontare il nuovo anno scolastico che, a dispetto dei tagli agli enti locali, inizia con numeri di tutto rispetto. Quest'anno siamo qui a dire che continuiamo nella nostra azione di ampliamento dell'offerta, avremo circa 200 posti in più. E questo ci ha consentito di arrivare a quella quota, anzi a superare quella quota del 33%, ora siamo al 34% dell'offerta.
l'offerta, tra la domanda potenziale e l'offerta nella nostra città sui nidi. Noi abbiamo annunciato e confermiamo di aver assunto quest'anno 63 nuovi insegnanti a tempo indeterminato, le ultime sono andate in ruolo dal 1° di settembre. Questo ci riempie di soddisfazione perché sono segnali che nel nostro piccolo vogliamo dare rispetto alla politica nazionale di come si possa andare anche in controtendenza in momenti difficili. Più di 4.600 i posti a disposizione dei piccolissimi genovesi dai 0 ai 6 anni e ben 511 mediatori culturali messi a disposizione per l'inserimento dei bambini stranieri. Gli unici tagli, se così si possono definire, saranno quelli alla merenda. Stiamo parlando chiaramente soltanto delle materne e non dei nidi. È stata fatta una scelta di tipo direi tecnico di spostare diciamo a parità di contenuto nutrizionale da dare ai bimbi su due momenti, quindi sul mattino e sul pranzo rispetto ai tre momenti, fermo restando che chi si ferma oltre le 16:30 avrà certamente anche la merenda. Quindi questo è un po' il dato e devo dire che qualcuno ci ha anche scritto dicendo che noi facciamo cassa, ecco, fortunatamente, cioè sfortunatamente non bastano le merendine per fare cassa. Dopo l'assemblea dei lavoratori di ieri al CBA, durante la quale l'assessore Montaldo ha confermato che la fusione fra Istria e San Martino si farà e che indietro non si torna, oggi pomeriggio molti dei dipendenti dell'Istituto Tumori hanno effettuato un presidio davanti alla sede della Regione in Piazza De Ferrari. Poi c'è stato anche un corteo per alcune vie del centro che ha causato mezz'ora circa di disagi alla circolazione. Il direttore scientifico dell'Ist Rosso conferma la sua opinione: la nuova struttura sarà di fatto ingestibile. E che comporterà inevitabilmente un abbassamento dei livelli di assistenza e di qualitativi per il paziente. Credo che tutti i pazienti che in questi anni si sono avvalsi dell'intervento, dell'attività dell'Ist possono essere una testimonianza. E venerdì prossimo in giunta sarà portata la legge di accorpamento. Entro il 31 ottobre poi dovrebbe essere pronto il progetto vero e proprio. La manifestazione odierna si è svolta in concomitanza con la riunione fra l'assessore Montaldo e le organizzazioni sindacali sul riassetto complessivo della sanità in Liguria. Sul tema specifico della fusione, la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro fra i vertici della regione, i direttori generali di Ist e San Martino e il rettore dell'università. CGL, CISL e UIL chiedono come condizioni irrinunciabili che il progetto trovi una giusta cornice giuridica, che la ricerca venga salvaguardata ai precari stabilizzati. Camere con vista mare, aria condizionata, letti sicoli a disposizione degli accompagnatori. Non è una camera d'albergo, ma la camera del nuovo ospedale Galliera, ancora in fase di progettazione. L'architetto di fama internazionale De Pineda, che se ne sta occupando, ha infatti deciso di unire, forse per la prima volta, il comfort all'ospedale, un binomio che sinora davvero sembrava un miraggio. Le differenze fra il vecchio Galliera e il nuovo saranno enormi, quasi una rivoluzione copernicana per un ospedale del 1888 come il Galliera attuale. Il nuovo Galliera sarà un ospedale in un giardino. E come facciamo la umanizzazione? Con la luce naturale, con il paesaggio e con il colore dentro dell'ospedale. Ci saranno camere singole con posto per l'accompagnatore, con bagno in camera, con il sistema di condizionamento autonomo. Di architettura e comfort ospedaliero se ne è parlato per la prima volta oggi in un convegno all'ospedale Galliera. E il punto di partenza è stato proprio il progetto del nuovo ospedale. Un ospedale deve essere confortabile, perché la umanizzazione è lo più importante nel concetto del nuovo ospedale. Ma non solo per il paziente. Per esempio stiamo studiando un sistema di armadiature che possa essere caricato dal corridoio senza disturbare il paziente durante, si spera, il suo recupero psicofisico e consenta poi agli operatori sanitari di trovare già all'interno della camera i materiali di cui hanno bisogno per effettuare le loro operazioni di cura. Il Comune di Genova dovrebbe nei prossimi giorni posizionare 10 nuove telecamere a regime orario per il controllo del transito illecito sulle corsie gialle riservate ai mezzi pubblici e contemporaneamente a bordo degli autobus saranno installati nuovi sistemi di telecontrollo. Lavoreremo molto perché la segnaletica sia il più possibile chiara in modo tale che i cittadini e le cittadine non incorrano in errori che poi sono di fatto a volte anche
non dico errori, ma disattenzioni dell'amministrazione, che non ha assolutamente intenzione di vessare i cittadini, ma quello di dare un servizio migliore, in particolar modo al trasporto pubblico. È stato intanto confermato che la sperimentazione del transito delle moto sulle corsie gialle lungo la direttrice Piazza Dante, Piazza Palermo, che finora, secondo il Comune, ha dato buoni risultati, proseguirà ancora per un periodo che dal punto di vista del traffico sarà sicuramente più probante. Abbiamo concordato, seppur con le differenze di opinione che continuano a esserci su questo argomento, che utilizzeremo ancora un mese di periodo scolastico, quindi di traffico più intenso, per verificare la tenuta di questa sperimentazione. Alla fine di questo ulteriore periodo sperimentale trarremo le conclusioni e valuteremo come e se andare avanti. Il Mediterraneo, secondo il poeta siriano Adonis, è un divenire, una speranza, non solo una radice. Sul Mare Nostrum, a Palazzo Ducale di Genova, dal 10 settembre al 7 novembre, è allestita una bella mostra multimediale, curata e realizzata da Studio Azzurro. È un viaggio affascinante che fa emergere quel DNA comune che, pur fra le grandi diversità, ha rappresentato un modello di unità, una tradizione di tolleranza e di mescolanza. I sei paesaggi instabili della mostra sono Provenza, Grecia, Pompei, il Vesuvio, Libia, Marocco e Siria. Arrivano a noi attraverso rumori, colori, uomini, mestieri, odori, suggestioni rappresentate da schermi e strutture con le quali si interagisce. È una mostra che riprende una dimensione emozionale, da guardare lenti, fermandosi, riflettendo, scorrendo tra le immagini, ascoltando i suoni. E insieme a questa parte virtuale c'è un altro elemento che arricchisce, che sono straordinari pezzi archeologici provenienti dai più importanti musei del Tirreno, a ricostruire le radici profonde. Il Mediterraneo, sono tante le culture del Mediterraneo in un solo mare. Molti gli oggetti di alto valore simbolico allestiti nei tre spazi espositivi: monete, armi, vasi, gioielli, atti notarili, icone cristiane come la Madonna Regina di Genova. Genova, che può davvero essere il luogo ideale per vedere oggi ciò che rimane del Mediterraneo, un mare che un tempo ha rappresentato lo spazio privilegiato per scambi, commerci, contaminazioni di idee e che oggi sembra solo ridotto a una barriera per difendersi dalle immigrazioni dal sud del mondo. E la mostra è collegata idealmente a un ciclo di incontri, voci fra le sponde, protagonisti Predrag Matijević, Enzo Bianchi, Lidia Ravera, Ethel Keret e Jill Skeppel. Miss Muretto 2010 è la numero. È la numero 12, Bruna Zani! Si chiama Bruna Ndiaye, ha 19 anni, è di origini senegalesi ma è nata a Genova ed abita a Brescia, dove vive con la mamma che fa l'operaia mentre il papà è rimasto in Senegal. È lei la nuova Miss Muretto 2010. Sono felicissima, molto emozionata, davvero. Per me è un passo gigantesco. Io sogno di diventare veramente una delle modelle più grandi, l'ho detto prima in passerella, per me è una gioia veramente. Ho partecipato a Miss Muretto proprio per avere l'opportunità di realizzare il mio sogno e io continuerò, cercherò di realizzare tutti i sogni che ho. Io studio per diventare pediatra. Certo, il diploma serve sempre, quello è la prima cosa. Poi certo ho sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, quello sì, però studio, continuo a studiare perché per me è importante. Sei la prima Miss di colore, quindi hai rotto veramente un tabù in questo concorso. Sì, significa che Miss Muretto non ha veramente barriere, nessuna barriera, con chiunque può essere Miss Muretto, basta avere personalità, essere belle ragazze, comunque è un concorso molto, molto, molto importante. Per la Neo Miss il consiglio del presidente della giuria, il cantautore Cristiano Malgioglio. Penso che se la ragazza ha talento, benvenga nel mondo dello spettacolo, se non ha talento si mettesse a studiare, penso che sia la cosa migliore. Un'edizione quindi che passerà alla storia, questa di Miss Muretto, concorso di bellezza ideato 57 anni fa dal maestro Mario Berrino. Com'è cambiata Miss Muretto in questi 57 anni? Guardi, noi quando la facevamo all'inizio specialmente, era una cosa che il massimo dei premi era un'aranciata. Ma le ragazze sono più belle adesso o quelle di 57 anni fa?
e tutte belle, tutte belle, tutte belle. Una cosa, mi ricordo la Cesi Democrito, mi ricordo il nome della prima Miss Moretto. Era di una bellezza che poi mi hanno detto è finita sui giornali di mezza Europa. La forza del concorso di Miss Moretto è quella di essersi rinnovato negli anni mantenendo però la semplicità e la spontaneità delle sue partecipanti. Miss Moretto ha una bella storia, non solo una storia, credo che abbia una bella storia e credo che abbia anche una tradizione e uno spirito che si mantiene vivo nel tempo che non è normale e non è comune per un evento che ha comunque oltre mezzo secolo di storia. Speriamo anche di avere un po' di personalità, che è quello che ci auguriamo, perché senza personalità non esiste più nulla. Durante la serata finale di Miss Moretto si è svolta anche la sfilata di moda organizzata dall'azienda speciale della Camera di Commercio di Savona, che ha visto all'opera 7 imprese artigiane savonesi. Un momento importante per valorizzare l'artigianato e la creatività del territorio. Applauditissimi gli abiti da sera realizzati da Monica Sicco, impreziositi dai gioielli in vetro di Francesca Bormioli. Gli eventi sono delle occasioni per promuovere il nostro territorio, per far conoscere non solo appunto le bellezze locali o anche di fuori regione, ma soprattutto appunto le nostre produzioni, le aziende. Noi crediamo che l'artigianato ligure e anche ovviamente quello savonese sia un'occasione di crescita per tutto il territorio e l'economia. Miss Moretto ha una visibilità nazionale e quindi anche le imprese hanno la possibilità di farsi conoscere con questo veicolo. Mi rendo conto che parlare di Savona ad Alassio è un po' come parlare di Bellino a casa di Jessica Rizzo, però cioè, per non favore, siamo, seguitemi. Non allora, bisogna sibilare la S come dei ramarri in calore. Dai. Fatelo tranquillamente, non si piscia addosso nessuno, tranquillo. Ma sono stati tanti anche i momenti divertenti, come quando sul palco ha fatto irruzione il comico savonese Enrique Balbontin. Non spingete troppo perché dopo cena vi disegnate la Corsica nelle mutande in un attimo. La feria dell'abbagasciamento lo definirei, no, adesso a parte gli scherzi, però diciamo che c'è tanta bella gioventù, ecco, e questo ci rincuora soprattutto a noi di Savona, che abbiamo diciamo questo carisma, che abbiamo questa pulsione per le belle ragazze, no? Un saluto savonese a Telegenova. Ma allora tutta Telegenova, io veramente vi mando il più grosso oa possibile immaginabile. Saluto soprattutto, c'è la Franca ancora, no? E allora Franca, ma quando è che mi inviti a fare un po' di burrito da te? Oh Franca, ci scampiamo che guai, dai! Il successo di Miss Moretto quindi continua confermando Alassio come città di riferimento per la bellezza italiana. Questo è il nostro evento clou dell'estate, quest'anno ha raggiunto i 57 anni e grazie a Mario Berrino nel 1953 che ha avuto questa bellissima idea che è andata avanti per tutti questi anni, ormai il nostro Moretto e di conseguenza Miss Moretto è diventato un po' un monumento storico, ci conoscono in tutto il mondo, questo ci fa molto piacere, ci onora. Poi bandiere sciarpe rosso-blu alzate al cielo, tutti fermi in piazza dei Ferrari per un minuto di silenzio. Il popolo genuano ha festeggiato così i 117 anni del Grifone con un flash mob, il primo in chiave calcistica organizzato con un tam-tam su internet oggi alle 13.30 in piazza dei Ferrari. Bisognava venire qua, al fischio, bisognava esporre qualcosa del Genoa e poi basta, al fischio, se al... Il fischio dopo terminava. Variegato il popolo dei partecipanti, famiglie, ragazzini, adulti in giacca e cravatta, tutti uniti dall'amore per il Genoa. Madre e figlia. Unite dal Genoa? Sì. Sempre, certo. Chi ve l'ha detto di questo flash mob? Facebook, sono stata io. E lei ha seguito a ruota? Certamente, sempre. Me l'ha detto mia sorella, sinceramente. A me l'ha detto lui. A me l'ha detto lui. E chi te l'ha detto? Lei. È una catena questa. Sì. Vuole aiutare più gente, però non c'è nessuno, tutti in vacanza. Il Genoa ha insegnato il calcio in Italia
il Genoa è la storia del calcio. Tutto quello che rappresenta Genova siamo noi, quindi. 117 anni di storia. Sono tanti ma portati bene. L'augurio più bello per questo compleanno? L'augurio più bello è al più presto la stella, perché ce la meritiamo e la dovevamo già avere nel 1925. Forte Genoa,